Stati Uniti, acciappammo! Grazie, ma potevano fare del male anche a voi. Si devono permettere, quelli sono dei vigliacchi. Scappano come conigli se trovano qualcuno che li prende di petto. Ma ora è meglio che non ti fai vedere da queste parti. Ma a proposito, dove abiti? Veramente, adesso non a casa. Però mi sta dicendo un amico che... E guarda, tengo una stanzolella vacanta. Che dici, può andar bene? Ti posso ospitare? Ma io non mi posso pagare. Ti preoccupa? Senti, facciamo così. Io è un po' di tempo che tengo un mal di schiena, guarda, che proprio non ne hai idea. Mi potresti aiutare a lavare le scale? Eh sì, come no? Vieni, ti faccio vedere dove ti puoi sistemare. Okay. Ma da dove vieni precisamente? Da Somalia. Ah, perciò parli così bene l'italiano. Sì, sì, infatti. Da quanto tempo stai qua in Italia? Da un po' di tempo. Ah, capito. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao. Buongiorno donna Carmela. Buongiorno, ma che è? Ho visto che l'amministratore ha fatto un'altra assunzione. L'amministratore? L'ho assunto io. Ma state tranquillo, carico mio. Bravo ragazzo, ho tanto bisogno di aiuto. Sempre di cure, donna Carmela, sempre di cure, ma fate bene. Del resto sta gente, povera gente, pure ha bisogno di una mano. Se vedeste come vivono in Africa. Vabbè, c'è posta per me? No, ragioniere, no. La rata del mutuo per vostra fortuna ancora non è arrivata. Antonio, subito fa amicizia. Sono raga, sono qua giù. Ciao. Buona giornata. Non mi sci dire mai. Aslero, ma sai che stavo pensando? Stavo pensando che purtroppo un ragioniere cascella una mano non te la può dare. Dei soldi non ci stanno. Ma te l'ho detto che vive solo col figlio. Lui lavora al comune, a moglie. E che ti dico? Però il figlio fa il calciatore professionista, quello che tu hai salutato, quel ragazzo, l'hai visto? Sì, sì. Beh, ma a che sta? Sì, ho quasi finito. Vieni, non c'è più una tazzina di caffè, che dici? Come no? Andiamo. Una tazzina di caffè. Buongiorno. Buongiorno, ragioniere. Donna Carmela non c'è? No, non c'è, non ha fatto un po' di spesa qui del mercatino. Però se le serve qualcosa sono qui. No, non è importante, le dovevo dire una cosa, ma non fa nulla. Senti, volevo chiederti, ma tu da quale parte dell'Africa vieni? Che guarda, parli l'italiano benissimo. Da Somalia. È lì, come sicuramente lei sa, la seconda lingua è l'italiano, insieme all'inglese. Infatti anche all'università le lezioni si tengono in italiano. Ma perché? Tu sei stato all'università? Sì, ho cominciato, però ho lasciato perché sono venuto qui a fare un po' di soldi. Bravo, complimenti. Guarda, sei un ragazzo splendido. Dobbiamo solo sperare che trovi una bella sistemazione, è vero? Sì, grazie. Purtroppo qui non c'è tanta gente come lei. Vabbè, ci vediamo. Grazie. Ciao. Ehi, Antonio. Aslan. Com'è l'attagliamento? Una schifezza, guarda. Mi sentivo una debolezza, io ho pure provato a continuare, ma mi è venuto. E il pallone? Che hai detto il mister, va bene? Lo sapevo, oggi non è giornata, guarda, mi sono dimenticato di fare gli ordini. Senti, ce l'ho qua, guarda. Dai, proviamo noi. Proviamo un po'. Oh, ma... Forte, Aslan. Sì. All'università gioca in prima squadra. Allora, tu, Aslan, stai a sentire a me. Domani vieni in allenamento con me. Che c'è uno del procuratore del Napoli che fa i provini, sai? Comunque tu vieni perché, sai, se ti pigliano capi che succede.
Mi raccomando, io ci conto. È buono? Donna Carmè! Donna Carmela, correte! Antonio, Antonio, non sta bene, salite, presto! Che c'è? Ma chi è? Che succede? Correte, fate presto, salite, che Antonio sta male! Arrivo, arrivo! Sto vedendo! Madonna Carmela! Buongiorno, signor Cascella. Voglio essere sincera, anche a costo di apparirle brutale. La situazione è chiara. Possiamo aiutare suo figlio solo con un trapianto di midollo osseo e al momento è l'organo meno reperibile. Non abbiamo mai avuto tanti casi di leucemia. Dovete aiutarci voi. Cercate tra parenti, amici, familiari. Vediamoci domani e fateci sapere. Possiamo farcela, ma solo se troviamo qualcuno. Arrivederci. Grazie. A domani. Arrivederci. Serve questo midollo? E quante persone occorre? Un paio di giorni, non più tardi. Ci basta un solo donatore, giusto il tempo di verificare la compatibilità. Ma dove la trovo una persona disposta a tanto? Io gli amici di mio figlio non li conosco, frequento solo persone di una certa età e quelli in sala operatoria non entrerebbero neanche con il fucile puntato. Ma da fatto passare, voglio il caffè, ragioni. Posso darlo io? Vabbè, cerchiamo di trovare qualcuno. Arrivederci, donna Carmè. Arrivederci, ragioniere. Dottoressa, una persona ci sarebbe, ma non penso che sia adatta. In che senso, mi scusi? Non dovremmo essere noi a valutare se una persona si adatta alla donazione? Mi perdoni, non la capisco. Questa persona è malata, è minorenne, è troppo anziana. No, no. È nero. È nero? Sì, sì, nero, maledettamente nero. Ma come può lontanamente pensare che un donatore sia adatto per il colore della pelle? Vede, io penso alle condizioni in cui vive questa gente. Le malattie che ci sono solo nel loro paese. Questa gente è sporca. Senta, signor Cascella, glielo dico senza giri di parole. La persona di colore che lei conosce può salvare suo figlio. Vabbè, ho capito, ma io cercherò un'altra persona, una persona bianca, come noi. Thank you.
ci vediamo domani mattina alle 9 in ospedale per il trapianto. Domani mattina? Sì, alle 9. Va bene, a domani.